Presenti 256, favorevoli 162, contrari 91. La Camera approva. Via libera della Camera al DDL sicurezza che, se passerà anche in Senato, fermerà la produzione e la distribuzione in Italia della Cannabis Light. Entrerà nell'elenco delle sostanze stupefacenti e sarà vietata la vendita non solo delle polveri e dei liquidi da fumare, ma anche di farine alimentari, creme cosmetiche e di tutti i lavorati derivati dalle infiorescenze che oggi in Italia impiegano circa 800 aziende agricole, 1500 imprese e 15.000 dipendenti, con un giro d'affari di 150 milioni di euro l'anno. La Cannabis Light è entrata nel nostro paese nel 2016 con una legge che regolava la coltivazione della canapa con quantità di THC inferiore allo 0,2%, la stessa sostanza psicotropa della marijuana. La pianta della cannabis viene usata moltissimo nell'industria tessile, nell'edilizia e nei carburanti, ma dalle sue infiorescenze viene estratto il cannabidiolo, il CBD, un principio attivo non psicotropo, con proprietà analgesiche e antinfiammatorie, considerato terapeutico per il trattamento di disturbi come ansia, insonnia e infiammazioni, e che oggi viene comunemente commercializzato online, nei negozi specializzati e pure nelle tabaccherie. Ora potrebbe essere venduto solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile. Il nostro sondaggio, Alessio? Era su questo, Tiziana.